La questione Xylella, diciamo che è stata usata come pretesto per bloccare qualsiasi tipo di coltivazione nel Salento. Ci impongono di piantare esclusive e determinate piante che tra l'altro non hanno un'evidenza scientifica, tipo riguardo l'olivo, tipo questa favolosa, il leccino, sono piante che si prestano esclusivamente agli impianti ultraintensivi o superintensivi. Stiamo parlando degli enti scientifici, Università di Bari, IAM, CNR, comunque associazioni di categoria che secondo me sono le prime responsabili di tutto questo disastro, ma non solo, dell'agricoltura italiana in genere. Loro puntano a industrializzare completamente tutti i settori, tutto il settore agricolo di tutte le regioni, partendo dalla Puglia. Perché la Puglia? La Puglia è la regione regina produttrice dell'olio extravergine di oliva. Quindi la Xylella come pretesto per cambiare varietà e quindi far fuori tutti i piccoli contadini, cioè tutta quell'agricoltura rurale contadina, incentivando il superintensivo e l'intensivo. Quindi noi possiamo piantare solo determinate piante, ovviamente con le dovute royalty, con i dovuti brevetti che i signori stanno ormai mettendo a punto. Il fatto che ci sia un disegno emerge. Proprio vado a leggere cosa diceva un professore dell'Università di Bari proprio in relazione a questo. Stiamo parlando di una pubblicazione del 2010, quindi prima che si verificasse questo, ma ripeto, questo si può leggere in numerose pubblicazioni. Si evidenziava una crisi strutturale dell'economia olivicola italiana, per cui si auspicava il passaggio alla coltura intensiva e superintensiva con la meccanizzazione delle operazioni, inserimento di cultivar più adatti a un nuovo tipo a questo nuovo tipo di agricoltura, revisione delle leggi sul divieto di abbattimenti con creazione mirata di oasi paesaggistiche. L'abbattimento degli oliveti in esubero rappresenta uno dei punti fondamentali per un piano di rinnovamento, per cui bisognerebbe, sembra qualcuno che abbia fatto una sorta di previsione del futuro, cioè abbia guardato il futuro e ha detto bisognerebbe preservare sarebbe necessaria una pacata e serena revisione delle leggi del 45, del 51 e del 2004 che riguardano il divieto di abbattimento di tutela del paesaggio olivicolo, con conseguente assunzione di scelte anche dolorose, per cui occorrerebbe preservare, leggo testualmente, dalla scomparsa i modelli più rappresentativi con creazione mirata di oasi paesaggistiche. Quindi passare a una cultura intensiva e superintensiva, con possibilità di impiantare nuove cultivar e quindi soltanto preservare queste famose oasi paesaggistiche funzionali all'economia turistica. La cosa veramente ci fa inorridire, ci fa stare male, non solo, ma mette in ginocchio, anzi non mette in ginocchio, ci ha messi già in ginocchio, perché tutto lo scopo di questa operazione, sapete qual è? Il brevettare delle piante, la stessa cosa che sta avvenendo, è avvenuta già da anni con i semi, quindi se tu vuoi fare agricoltura e vuoi affrontare dei mercati devi comprare semi brevettati. Quindi adesso questi ci impongono di piantare varietà brevettate e quando si parla di brevetti tu sei condizionato a comprare o dei brevetti e pagare le dovute royalty a chi scopre queste piante tra virgolette resistenti o tolleranti, che adesso, ripeto, scientificamente non è provata nessuna pianta che è tollerante al batterio. Nel mese di ottobre del 2013 questo fenomeno del disseccamento, che già era presente da alcuni anni nel Salento, è stato attribuito ad un responsabile, ossia il batterio Xylella fastidiosa. Questa soluzione, che tra l'altro è stata portata avanti senza alcun tipo di prova scientifica a sostegno di quanto affermato, è stata accolta in maniera acritica e in maniera, potremmo dire, quasi entusiasta da tutta una serie di soggetti, ivi compresi soggetti istituzionali, quindi regione, Stato e addirittura anche Unione Europea, associazioni di categoria, organi di stampa, hanno tutti, diciamo così, preso per buona una delle possibili soluzioni, perché fino a quel momento questo disseccamento veniva denominato Codiro, ossia complesso del disseccamento rapido dell'ulivo, che era stato attribuito fino a quel momento ad un insieme di cause, a diversi agenti patogeni, tra cui i funghi, solo che a un certo momento in poi è la Xylella l'unica responsabile di questo. Ovviamente l'effetto è stato quello di attivare alcune misure molto drastiche che col passare del tempo hanno come obiettivo finale chiaramente la distruzione delle varietà di ulivo esistenti. Appunto, chi viene da altri territori avrà potuto ammirare che le varietà di ulivo che sono qui sono assolutamente uniche a livello mondiale, con la loro sostituzione con altre cultivar, quindi con altre varietà di ulivo che sono state individuate anche queste senza prova scientifica come resistenti o tolleranti a questo batterio, in modo da realizzare quel disegno di estrattivismo agroindustriale a cui facevo riferimento prima, ossia creare una monocultura superintensiva. Quindi diciamo che la Xylella è stata utilizzata come cavallo di Troia, diciamo così, o comunque come strumento per poter realizzare ciò che fino a poco tempo prima sembrava irrealizzabile. Questo rientra in un piano globale dell'industrializzazione di tutti i settori dell'economia e quella dell'agricoltura in primis, perché ormai i grandi poteri forti, insieme ad una scienza che non è libera, questa scienza, perché ricordo a voi che una scienza libera è una scienza pubblica, finanziata dallo Stato, finanziata dal pubblico e non da soggetti terzi privati che hanno delle finalità, come in questo caso, per venderci dei brevetti, ok? Quindi noi dobbiamo insistere e resistere a tutto ciò che ci viene imposto da questa monoricerca, che tra l'altro fa acqua da tutte le parti. Con l'individuazione di una responsabilità del disseccamento a carico di Xylella, chiaramente si sono avviate una serie di misure derogatorie che hanno portato in molti casi appunto al taglio degli ulivi. È evidente qui la gravissima violazione di disposizioni costituzionali, tra tutte ovviamente l'articolo 9 che parla della tutela del paesaggio. Un altro elemento da sottolineare sul piano giuridico è la violazione dell'articolo 33 della Costituzione, cioè quello relativo alla libertà di ricerca, perché ovviamente tutto questo apparato, che è stato costruito in maniera molto sapiente, si regge su una limitazione della libertà di ricerca, perché i decreti ministeriali che hanno disposto il taglio degli ulivi e l'uso dei pesticidi, perché questa è un'altra cosa che va aggiunta, prevedono appunto delle limitazioni alla ricerca, nel senso che gli organi, le istituzioni che volessero far ricerca si trovano dinanzi alla necessità di chiedere un'autorizzazione all'osservatorio fitosanitario, cosa che ovviamente è di per sé limitativa della libertà. Un'attività sottoposta a autorizzazione di per sé non è un'attività libera, oltre ad un'altra cosa abbastanza singolare che è il divieto di movimentazione del materiale. Un istituto di ricerca, magari straniero, penso ovviamente all'Università di Berkeley, una per tutte, che da anni svolge ricerche sul tema della Xylella, essendo apparsa la Xylella in California già da decine di anni, non potrebbe portare il materiale con sé, il che, voglio dire, è strano, perché se si fanno ricerche su batteri che attaccano la salute dell'uomo e vengono i malati portati, non so, i malati di Ebola sono stati curati alcuni portandoli via dall'Africa, quindi non si capisce perché una cosa molto meno rischiosa, che è quella della movimentazione delle piante, non può essere fatta, posto che tra l'altro, e questo apro una parentesi, molti centri di analisi verso cui vengono inviati gli alberi infetti si trovano nel nord della Puglia, quindi nelle zone non ancora infette, quindi voglio dire, se possono essere movimentate su Bari e su Foggia non si vede perché possano essere movimentate altrove. Ma questo è uno dei tanti misteri del tema, per cui questa limitazione della ricerca ha favorito questa credenza, potremmo dire popolare, per cui chi ha svolto oggi attività di ricerca in una condizione anche di conflitto di interessi, perché si sta battendo fortemente perché questa ricerca vada, fa sì che, diciamo, ritiene che queste ricerche siano assolutamente, come dire, chiare nell'attribuire alla Xylella questa responsabilità, ma lo sono nella misura in cui è l'unico soggetto che fa ricerca. Essendo l'unico soggetto che fa ricerca, le uniche ricerche sono quelle, quindi diciamo è una sorta di monopolio della ricerca che rende, come dire, quasi impossibile contraddire, proprio perché c'è una sorta di limitazione a chi voglia fare ricerca su questo tema, e quindi sarebbe anche auspicabile che la ricerca venisse aperta a 360 gradi, con l'assurdo che viene tacciato di antiscientismo chi osa, come dire, contestare il fatto che queste ricerche non sono, in fondo, non dicono nulla di certo in ordine all'attribuzione delle colpe di questa patologia del diseccamento alla Xylella. La monoricerca, attenzione, perché noi non siamo contro la ricerca, non siamo a favore della ricerca, ma una ricerca a 360 gradi, e più volte abbiamo detto che sul nostro territorio bisognerebbe fare una scuola di patologia vegetale a cielo aperto, invitando tutte le università, tutti gli enti scientifici di tutto il mondo a studiare questo caso, perché non stiamo parlando della lavanda, cioè di un alberello, stiamo parlando di alberi di ulivi centenari e plurisecolari da millenni che ci sono stati tramandati, e quindi rappresentano la nostra cultura, il nostro paesaggio, il nostro patrimonio boschivo, il nostro ambiente, tutto rappresentano. Alberi con evidenti segni di seccamento che analizzati non hanno in sé il batterio della Xylella, o viceversa alberi che hanno la Xylella che non sono secchi. È chiaro che tutto questo ha portato a derogare a tutta una serie di norme, perché il territorio è stato diviso in zone infette e zone cuscinetto, che sono le zone dove, diciamo, il batterio dovrebbe avanzare, perché poi si parla di avanzata, cioè si evocano sempre termini paramilitari proprio per, diciamo, per allarmare la popolazione, quindi avanza il batterio. Un'altra cosa da spiegare è che nella zona infetta vengono tagliate solo le piante infette, nella zona cuscinetto invece si tagliano le piante nel raggio di 100 metri. Quindi non solo tagli la pianta infetta, ma tagli tutte le piante potenzialmente sane nel raggio di 100 metri, quindi una sorta di disastro. In realtà il batterio lo trovano dove fanno le analisi, tant'è che molti presuppongono che il batterio stia qui da chissà quanti anni, e dovunque vadano a fare le analisi li trovano, tant'è che ci sono notizie di ritrovamenti di Xylella in Germania, in Belgio, ma questa specie cosiddetta pauca è proprio quella che attacca gli ulivi. Ora, questa costruzione che in qualche modo si cerca di combattere con dei ricorsi giurisdizionali, sono stati fatti dei ricorsi al TAR. Fino adesso tutti i ricorsi che sono stati fatti hanno sempre bloccato questo taglio nel raggio dei 100 metri. Ciò che non viene, non trapela al di fuori del Salento, e quindi gli organi di stampa non se ne occupano, è la questione della blacklist di 500 piante circa. Ad oggi sono più di 500 piante le piante che non si possono impiantare nel Salento. Partendo dal 2013, quindi dall'allora governatore Nichi Vendola in poi ad Emiliano oggi, quindi questa blacklist di piante che è partita da 200 piante, attenzione, come possibili portatrici di batterio, come possibili portatrici di batterio. Quindi di queste 500 piante, che poi da 200 sono diventate 500, non c'è una sola pianta secca. Faccio esempio degli oleandri, qui da noi è pieno di oleandri, anche lungo le autostrade, lungo le statali, non c'è un solo oleandro secco. Non si possono piantare le querce, non si possono piantare i lecci, c'è nemmeno gli alberi da bosco mediterranei. Quindi se io volessi nel mio terreno impiantare dei mandorli, stiamo parlando del Salento, quindi ovviamente preferisco piante autoctone, piante mediterranee, ma se io volessi piantare un certo determinate varietà di piante che non sia la favolosa, il leccino e i viti che loro ci impongono, per me è vietato, ma non per me, per tutti i contadini e anche per i vivai, commercializzare ad esempio il mandorlo, il ciliegio, il timo, il rosmarino, una marea di piante, stiamo parlando di 500 piante. Un superintensivo che è una sorta di pallino, che tra l'altro è una malattia, questa vera, cioè perché è una malattia di condizionamento psicologico o di condizionamento economico, che sembra aver colpito una serie di soggetti che non hanno minimamente a cuore il territorio, la sua identità, E ripeto, anche il valore economico, perché qui i turisti non vengono solo a fare il bagno, ma vengono perché apprezzano un ecosistema, una particolare conformazione del paesaggio e del territorio che è assolutamente unica. Una volta che si è sostituito questi ulivi secolari con i filari di ulivi tipo Andalusia, no? Tanti piccoli, è finito tutto, non ha più nessuna ragione di essere un turismo e un paesaggio in genere. Il disegno di queste multinazionali è chiaro. È chiaro, togliere la terra ai contadini e creare un'altra volta i grandi feudi, i grandi proprietari terrieri. Basta guardare in Nord Europa, dove ormai biodiversità non ce n'è, ci sono monoculture. Le monoculture che stanno devastando i territori con insetticidi, con tutti i fitofarmaci che si usano in agricoltura, e stanno depauperando il suolo, il terreno, ma anche il sociale, perché l'agricoltura intensiva e quindi l'industrializzazione non appartiene a quella cultura contadina, quindi cancelliamo la cultura, togliamo gli uomini dalla terra e mettiamo le macchine. Questo è il vero disegno della Xylella, ma se noi andiamo ad indagare anche smanettando un po' su internet e cliccando magari su un motore di ricerca ulivi tradizionali non competitivi Toscana, anche la Toscana, troveremo lì sulle pagine dei noti georgofili, dei illustri professori che dicono che gli alberi tradizionali della Toscana non sono più competitivi. Cioè, nel nome della competitività si sta cancellando il paesaggio, un'economia, una cultura e questo è il frutto, ripeto, di un capitalismo selvaggio, di un neoliberismo che sta distruggendo non soltanto il suolo ma le menti delle persone. Come diceva, ripeto, Pierpaolo Pasolini tanti anni fa, quando in questo paese spariranno artigiani e contadini, sparirà la cultura. Pasolini aveva ragione. Della questione è stata anche investita la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha in fondo detto, beh, fino adesso dalle prove che ne abbiamo avuto il taglio degli ulivi sembra giustificato, anche perché 10 giorni prima della sentenza c'è stato un parere dell'EFSA, dell'autorità europea che si occupa di queste tematiche, proprio che sembrava fatto apposta per sostenere la tesi che la Corte di Giustizia in qualche modo ha avallato, dicendo fino adesso questo sembra la soluzione più giusta, se la scienza ci dimostrerà che ci sono soluzioni diverse noi le accoglieremo. Però la scienza, diciamo, ha difficoltà a portare soluzioni diverse perché le ricerche scientifiche non sono finanziate, quelle che magari sono prive di un orientamento che va a cercare necessariamente quella soluzione. Addirittura lo Stato italiano non si è opposto a questa misura. Potremmo dire l'ha ispirata, tant'è che parlando informalmente con le persone che erano lì in sede di Corte di Giustizia erano abbastanza stupiti del fatto che lo Stato italiano non avesse a cuore o comunque non riuscisse a spiegare che gli ulivi non sono piante come le altre, non è il rosmarino, non è la lavanda, non è neanche un albero di agrume, una volta che lo tagli in 10 anni rinasce, qui sono alberi che hanno 500, 400, 1000 anni alcuni, una volta che li hai tagliati non si torna più indietro, quindi una soluzione drastica, del tutto ingiustificata. Se poi si dimostrerà fra 10 anni che questi alberi possono essere curati, non ce li ridarà indietro nessuno quelli che abbiamo nel frattempo tagliato. Le prossime guerre sono quelle dell'accaparramento delle terre, dell'acqua e dei semi. Chi ha nelle proprie mani i semi, l'acqua e la terra, diventerà il padrone del mondo.